Il disturbo bipolare è stato al centro del dibattito che si è svolto nei giorni scorsi a Castel di Sangro presso la Pinacoteca Patiniana in occasione della presentazione del libro degli psicoterapeuti Silvia Marinelli e Ivano Gagliardini, incentrato su una patologia a decorso cronico che affligge almeno l'1% della popolazione, secondo quanto stimato. Il disturbo bipolare è una patologia a decorso cronico, quindi interessa l'individuo per tutta la vita. Ha una forte base biologica ed è ereditabile, quindi può essere trasmesso geneticamente. È caratterizzato inoltre da gravissime alterazioni del tono dell'umore e dall'alternarsi di episodi maniacali molto gravi e depressivi. È molto diffuso in Italia e ultimamente i costi sociali per affrontare questo disturbo sono molto alti. La persona portatrice del disturbo ha gravissime difficoltà nell'inserirsi nella società, nel trovare un lavoro, quindi è fondamentale che noi preveniamo la patologia. Il trattamento oggi non è solo farmacologico come un tempo, ma è farmacologico, psicoterapeutico e psicoeducazionale, poiché la psicoeducazione e la psicoterapia forniscono alla persona gli strumenti per poterla gestire e inoltre restituiscono alla persona la consapevolezza della propria vita. Non è possibile far diagnosi nell'infanzia, o comunque sono molto rari i casi, devono essere molto eclatanti per essere in qualche modo inquadrati all'interno del disturbo bipolare. È importante però cogliere alcuni elementi. È molto probabile che questi bambini possano avere nell'infanzia due tipi di comportamenti: o estremamente estroversi, sono anche emotivamente molto irascibili, tollerano poco quelle che sono in qualche modo le frustrazioni, i no. Altri bambini possono avere invece un ritiro, cioè sono bambini molto barricati, vergognosi, chiusi. La scuola, la famiglia, le associazioni in qualche modo possono lavorare molto su questo fronte di un'educazione socio-affettiva legata proprio all'acquisizione di abilità nel riconoscere le proprie emozioni, nel riconoscere le emozioni degli altri, ma anche poi quello di mettere in atto dei comportamenti socialmente appropriati al fine di raggiungere degli obiettivi senza creare ad esempio conflittualità, rifiuto o comunque situazioni di comunicazione problematica. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Amorosa, presieduta da Raffaella Dell'Erede, che ha presenziato l'incontro insieme agli autori del libro, a Cinzia D'Altorio, moderatrice del dibattito, e a Edito Fabrizio e Pierluigi Innocenti, neurologi, con i quali sono state affrontate le tematiche della farmacologia nella cura del disturbo bipolare e dell'importanza del sonno per la stabilizzazione dell'umore. Innanzitutto dobbiamo saper rispettare il sonno, cioè capire che ha una funzione fondamentale. Spesso si tende a pensare al sonno come un momento di vita persa. È invece un momento fondamentale sia per la nostra salute fisica che per la nostra salute mentale, così come per il nostro benessere e la qualità di vita. Inoltre il sonno ci dà anche la capacità di controllare anche i nostri impulsi emotivi e di equilibrare meglio il nostro umore. E non dormire, ormai è chiaro, facilita la comparsa di patologie degenerative quali la demenza.